E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Royd e oggi vedremo la granata leggendaria Stormfront. Se non sapete dove, come ottenerla, al momento viene droppata dallo smutannatore, detto anche Undertaker, nei Drauz. Vi lascerò qua sotto in descrizione la mia guida sul come farlo spawnare e la mia guida sulla missione per trovarlo la prima volta. Detto ciò, vediamo quella che ho ottenuto dalla mia farm, a cui è rimasto la consacrazione. Stormfront. Danno 31.368. Raggio 492. Lungo raggio, fronte di tempesta, MIRV adesiva. Livello caos 10 è solo una scarica atmosferica. Le granate longbow si teletrasportano a destinazione. Allora, innanzitutto, come abbiamo letto, è una longbow, quindi lancio e va direttamente a destinazione. Una volta atterrata, lancerà queste microgranate che andranno a fulminare i nemici. Non ci sono nemici, quindi non fa niente. E dopo esplodono. Proviamo a lanciarla vicino a lui per vedere se l'elettricità viene lanciata, ma spoiler, no. Andiamo quindi a provare su Atenas per vedere se il danno è sufficiente. Lo sapevate che il 60% di voi che guarda i miei video non è iscritto al mio canale? Per voi l'iscrizione può sembrare un piccolo gesto, ma per me mi può aiutare a fare molti più video e a farne di molto più interessanti. Per cui iscrivetevi col bottoncino qui sotto. È un piccolo gesto, ma mi aiuta veramente molto. Eccoci arrivati. La mia build va a potenziare il danno da fuoco, quindi non influenzerà minimamente questa granata. Andiamo quindi a provarla, colpiamo questo nemico e vedete il problema di questa granata, che se i nemici si spostano, le scariche elettriche non li andranno a colpire. Proviamo così, non sto vedendo dei gran danni. Proviamo a mettercene due. E solo per levare gli scudi è stata un'impresa. Figuriamoci per quanto riguarda far danno a carne. Proviamo a lanciarne un bel gruppetto. Vedete che il danno è assolutamente ignobile. Probabilmente avrebbe bisogno di almeno un per 3, se non un per 4 di bonus sul danno, perché è assolutamente inutilizzabile. Adesso userò tutte le granate che mi rimangono contro questo nemico. Ho usato 5 granate. Con 5 granate più o meno gli abbiamo levato metà vita. Assolutamente ignobile. Veramente le granate hanno bisogno di un gran buff. Quindi arma bocciata per quanto riguarda la Mayhem, promossa per la modalità normale, perché in quel caso il danno è sufficiente. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia interessato. In questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siate ancora, per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video. Detto ciò, da Royd è tutto. Ciao a tutti.